Ok, allora carissimi, come dice Maurizio, vicini lontani, amici vicini lontani, questa volta siamo alla 130ª puntata della nostra trasmissione. Abbiamo avuto degli ottimi riscontri proprio grazie alle vostre presenze, che stanno crescendo tantissimo. E quindi abbiamo anche migliorato adesso la webcam e anche oggi inauguriamo un tipo di quasi lezione, cioè una conferenza con le diapositive, in cui tutto verrà molto più bello, più colorato, più affascinante. E infatti noi cerchiamo di essere affascinanti più delle RAI. Adesso Maurizio, allora l'argomento di oggi potrebbe interessare molte persone perché è come ritornare in forma, in quanto in realtà l'invecchiamento non è inevitabile, nel senso che prima o poi tutti dobbiamo morire e questo va bene, però possiamo arrivarci in uno stato ancora buono, godendosi abbastanza la vita, oppure essere un po' più malaticci, un po' più acciaccati. Per arrivarci meglio, ci sono dei consigli in realtà abbastanza semplici. Allora, perché i giovani possono permettersi molte leggerezze e restare sostanzialmente sani, possono saltare una notte come sonno, possono mangiare male, possono fare un po' di tutto e sostanzialmente vanno avanti lo stesso? Perché hanno un sistema biologico, il corpo, che funziona molto bene e compensa qualsiasi errore o diciamo imperfezione nel loro stile di vita. Invece, con l'invecchiamento, i nostri sistemi di produzione di antiossidanti, compensazione di veleni o cibi pesanti, oppure il contenimento dello stress, ma soprattutto della somatizzazione dello stress, con l'età tutto questo viene meno. Allora, una cosa che noi possiamo fare, ad esempio, è quello di aumentare la disponibilità di certi sali e vitamine, perché il corpo non li elabora più come prima. Se noi diminuiamo la nostra efficienza, diminuiamo anche il nostro sfruttamento dei sali e vitamine che otteniamo con il cibo. Allora noi, aumentando la disponibilità di questi sali e vitamine, compensiamo la minore efficienza nell'utilizzarli. Sostanzialmente ci sono delle piccole regole di base. Adesso la relazione sarà più interessante forse di questa prima parte, però volevo chiarire che dunque, allora, il sonno è la base della vita. La giornata in realtà comincia con la notte prima. Se dormiamo bene, abbiamo energia, il corpo funziona e siamo anche di buon umore. Se dormiamo male, tutto diventa drammatico. L'intestino è un altro organo fondamentale per la salute e questo risente moltissimo dello stress, soprattutto nella donna, e quindi bisogna da una parte gestire lo stress, che ad esempio si può fare con i fiori di Bacco, oppure con la teanina, oppure con il litio, dall'altra si possono utilizzare delle sostanze che disinfiammino l'intestino, la più semplice è l'olio di cocco. La colonna vertebrale è un altro elemento fondamentale dell'invecchiamento perché è quella che per un certo punto presenta il mal di schiena. Questo non è inevitabile, basta mantenere i muscoli della schiena in tono con degli esercizi classici di rinforzamento di questi muscoli. Allora la schiena non, cioè la colonna vertebrale non si deforma perché in qualche modo si siede. Sedendosi su se stessa, questa deformazione finisce per far toccare un nervo da parte di una parte delle vertebre che non dovrebbero toccarle, e questo è il dolore.
Quindi anche questo si può contenere. È molto importante che ci sia poco zucchero nella nostra dieta perché è il grande nemico che produce molta acidità. Il silicio è un grande tonico della nostra costituzione, ci aumenta la robustezza di tutti i nostri tessuti e tra l'altro dà anche elasticità ai nostri tessuti e la fonte di integratore più importante, la più semplice è il bambù. Il magnesio è, insieme al silicio che è contenuto nel bambù, è i due elementi più importanti che mancano nella nostra dieta e sono alla base di molti problemi. E ad esempio, pensate che una piccola parte di magnesio in più diminuisce il diabete in modo importantissimo, poi ne parliamo. Gli omega 3, cioè il pesce, in particolare il pesce azzurro, ma anche le noci o l'olio di canapa, è un potente disinfiammante. E quindi, siccome l'invecchiamento in realtà passa per le infiammazioni, tutte le malattie poi passano per le infiammazioni, se noi abbiamo delle sostanze, come nella dieta, ad esempio, come gli omega 3, che di per sé sono antinfiammatorie, noi avremo meno dolori, meno degenerazioni del corpo. Il limone è una grande medicina che fa mille cose. La cosa più importante è che è un grande antiacido del sangue. Pur essendo acido lui, però alla fine del metabolismo, della metabolizzazione del limone, lascia dei sali che basicizzano. E questo è molto importante perché il corpo tende per sua natura a produrre acidità grazie al fatto che quasi tutto quello che mangiamo lascia acidità, tranne la frutta e la verdura. Però la nostra base alimentare sono i cereali e anche la carne o comunque alimenti che vengono dal mondo animale. Infine, la meditazione può essere molto importante. E il sole è anche molto importante. Ora, quando una persona mostra di essere invecchiata, la mostra quando la guardiamo o quando si guarda allo specchio. Anche questo può essere un dramma, perché improvvisamente un giorno ci accorgiamo che siamo invecchiati. Siamo invecchiati perché la pelle non è più lucida, anzi comincia a essere opaca perché ha delle rughe, perché il viso è più gonfio, perché i capelli sono più diradati o anche semplicemente più sottili. Questo è un problema che è inevitabile, ma l'importante è che sia presente a 70 anni, ad esempio, no? Non a 55. E questo si può fare con quello che vi dirò. Uno dei prodotti più interessanti per recuperare il viso è la bava di lumaca. Ci sono in commercio molte marche, in erboristeria. La bava di lumaca è qualcosa di miracoloso perché riesce a stimolare la riproduzione della pelle del viso. E quindi del collagene essenzialmente, ma anche dell'elastina, anche di altre molecole del viso, e riescono a recuperare quindi un tono migliore e a bloccare le rughe, o addirittura quasi più o meno cancellare cicatrici. Ci sono in commercio. Ci sono soprattutto delle creme oppure dei sieri. Bisogna anche dire però che il silicio di bambù tonifica la pelle, i capelli, le unghie, in realtà tonifica tutto il corpo, ma quello che si vede è chiaramente l'esterno, e questo esterno va a finire che ci dà subito un tono migliore dal viso. E anche i capelli diventano più robusti, più duraturi,
grossi come sezione e si allungano di più, quindi cadono le doppie punte si formano molto dopo e quindi il nostro viso, che la cui cornice sono i capelli, ne acquista tantissimo. Aumenta anche la velocità di crescita del capello, questo vuol dire che ci sarà un costo di più di parrucchiera. L'unico problema è che aumenta anche la velocità di crescita dei peli in generale, no? E quindi ci vuole una ceretta in più, forse. Un altro grande problema è che la maggior parte delle persone, soprattutto in età, bevono poco. L'acqua è molto importante per il corpo, tanto che la sua carenza, cioè se beviamo poco, è di per sé un fattore infiammatorio molto importante, fondamentale. E quindi bere di più è necessario, però bisogna anche saper come bere. Ad esempio, bere tanto è diverso che bere a piccoli sorsi. Inoltre, l'acqua forma, se noi prendiamo l'acqua del rubinetto, tanto più se la lasciamo un po' ferma, quindi l'acqua della bottiglia, tende a raggruppare le sue molecole di H2O in dei cluster, si chiama, cioè dei raggruppamenti di centinaia o migliaia di queste molecole. E il problema è che in realtà la pelle diventa gonfia o un po' asciutta perché le cellule della pelle sono asciutte, cioè hanno poca acqua all'interno. Quindi non basta bere perché se no l'acqua non arriva fino a dentro la cellula, esce dai reni velocemente e basta, ma anche bisogna bere acqua mossa, se volete dinamizzata. Praticamente un metodo è quello di mescolare l'acqua da un bicchiere all'altro per dargli dinamicità, ma questa dinamicità riesce anche a rompere i cluster di queste grandi molecole e le riduce in gruppi molto più piccoli. La cosa è fondamentale perché l'acqua che entra nelle cellule entra per una porta specifica fatta solo per l'acqua ed entra una molecola alla volta. Questo significa che il corpo deve fare un lavoro di demolizione di queste grandi molecole che entrano, di questi grandi cluster, per ridurla a una molecola singola e farla entrare nelle cellule. I giovani sono bravissimi, ovviamente, i non giovani hanno qualche problema. Allora, bisogna agitare l'acqua, questo si può agitare semplicemente agitando, mettendo l'acqua in una bottiglia e agitandola, oppure miscelando l'acqua da un bicchiere all'altro, oppure ancora c'è un apparecchietto che viene venduto per fare lo schiuma dei cappuccini, che è un motorino elettrico con una punta che gira e agita il cappuccino, però lo si può usare anche per agitare l'acqua comodamente e anche in modo molto efficace. Basta mezzo minuto e poi bere quest'acqua. Quest'acqua che chiaramente sarebbe bene bere prima dei pasti, più che durante o dopo i pasti. Un altro modo per tonificare la pelle e quindi aumentare la circolazione, ma soprattutto la vitalità del viso, è quello di strofinarsi così la pelle ogni tanto. Questo strofinamento crea delle alterazioni elettriche che creano circolazione. Anche quando noi ci facciamo una tisana, in realtà l'acqua viene fatta bollire, quindi i cluster dell'acqua si spezzano, diventano più piccoli. Il che significa anche che questa acqua con gruppi di molecole più piccole riesce ad essere più veicolante delle
dei principi che noi estraiamo con la tisana e quindi che vengono assorbiti meglio dal corpo. Il limone è una grande medicina e fa 100 cose, come vi avevo anticipato. La sua particolarità maggiore è che è il più grande antiacido del sangue che noi abbiamo a disposizione, e quindi bisogna, è meglio utilizzare il limone che l'aceto, ad esempio, sull'insalata, no? Oppure ogni tanto, come facevano i nostri vecchi, si facevano d'estate una brocca d'acqua, ci mettevano un po', mezzo succo di limone, ogni tanto se le bevevano così, a piccoli sorsi. Poi sul limone, se il limone bisognerebbe scrivere, farci una conferenza, intanto ve l'anticipo così. Diciamo che in generale la frutta e verdura ha dei principi antiacidi del sangue per noi, quindi è molto importante che sia ben presente nella nostra dieta, appunto perché tutti i cereali, i legumi, la maggior parte dei legumi e tutti i prodotti animali in realtà sono acidificanti, e quindi dobbiamo compensare da una parte con prodotti basicizzanti, che fanno il contrario, come la frutta e la verdura, dall'altra integrare con dei prodotti, degli integratori. Questi integratori, l'integratore più importante è il citrato. I citrati sono, possono essere con tanti elementi chimici, però sostanzialmente i nostri vecchi usavano il bicarbonato, loro lo usavano ogni tanto. Noi lo usiamo quando abbiamo mangiato troppo pesce fritto, ci resta sullo stomaco, e allora per liberare lo stomaco usiamo un po' di bicarbonato, e questo fa da liberatore, come una specie di lassativo immediato dello stomaco, che però in questo modo perde, non digerendo il cibo, noi poi perdiamo il cibo come valore nutrizionale e mettiamo anche un po' in difficoltà l'intestino. A differenza del bicarbonato, il citrato, che si vende sempre in erboristeria, è una polvere, è un antiacido fondamentale del sangue, però non disturba lo stomaco, nel senso che non svuota lo stomaco di colpo, e anche c'è da dire che il bicarbonato, preso spesso come un antiacido dello stomaco, poi lui è anche un antiacido dello stomaco, alla fine rovina lo stomaco perché diminuisce la sua capacità di produrre acidi digestivi, e quindi alla fine lo stomaco non digerisce più bene. Il citrato è un antiacido, ma non disturba lo stomaco. Ora, la verdura deve essere assunta per diversi motivi, molti sali, cioè molte vitamine sono presenti più o meno solo nella verdura, ma anche la verdura ha lo scopo di costruire un cibo che non sia troppo compatto e quindi non produca stitichezza. All'interno della verdura non troviamo anche la clorofilla. La clorofilla è un'altra fonte miracolosa di salute. Chiaramente mangiarla ogni giorno con delle foglie verdi fa bene. Se c'è bisogno di affrontare un problema importante come un'anemia o una mancanza di ferro, c'è un problema patologico, c'è bisogno di una cura. Scusate. Una cura e quindi delle dosi terapeutiche. Allora noi possiamo acquistare la clorofilla concentrata. Io consiglio quella di Leo, che è largamente la migliore come marca, liquida, dolce, piacevole, si può mettere nel caffè ed è buonissima come accoppiamento, e sostituisce lo zucchero perché è dolce.
Inoltre la clorofilla appunto ha delle proprietà di tonificare il corpo. Pensate che è un dopante per il CONI, non si può usare in gara, però nelle piccole gare gli sportivi la usano molto quando non sono controllati, e la usano molto sia per vincere la gara, cioè non sentire il momento della stanchezza, della crisi a tre quarti della gara, oppure per recuperare più velocemente dalla stanchezza durante l'allenamento, no? Quindi dopo l'allenamento recuperano prima. Sostanzialmente è un ringiovanente perché migliora l'efficienza del corpo. Nella realtà migliora l'utilizzo dell'ossigeno e quindi aumenta del 20% la nostra energia. Un momento importante da usare la clorofilla è in convalescenza, ad esempio dopo un Covid. Ricordandosi però che lei aumenta del 20%, per cui se noi siamo al 30% della nostra energia, arriveremo al 36%, però lo fa in un'ora, quindi è interessante. Se invece stiamo abbastanza bene, siamo al 70%, allora arriviamo all'84%, quindi sentiamo molta, molta differenza in questo caso. Poi la clorofilla, cito qui studi di un medico americano, il Jensen, che ha scritto un libro dal titolo Il cancro e la prevenzione della clorofilla, cioè lui dice che la clorofilla allontana le probabilità di cancro, soprattutto intestinale, e soprattutto anche diminuisce le possibilità di metastasi. Oh, le omega 3 più facili sono il pesce azzurro e l'omega 3 è molto importante perché se guardate l'etichetta di una scatoletta di perle di olio di pesce, trovate scritto EPA e DHA con due valori diversi. E sono due, diciamo, parti dell'omega 3. L'EPA ha la funzione antinfiammatoria molto potente, mentre il DHA ha la funzione di stimolare i neuroni. Infatti, alle donne in gravidanza si consiglia, o perlomeno si consigliava, di assumere DHA. È più semplice mangiare sardoni, ovviamente, è anche più sano, comunque, di assumere DHA per migliorare la crescita cerebrale del bambino. Adesso vado avanti fino ai 30 e poi mi fermo e rispondo alle vostre domande. Magari la prossima volta continuiamo con questa relazione. Una dei maggiori ortaggi in medicina è la cipolla, anche l'aglio comunque, no? E tutto quello che più o meno puzza, puzza perché ha tanto zolfo. Quindi il pesce ha tanto zolfo, l'aglio ha tanto zolfo. I cavoli, tutta la famiglia dei cavoli hanno tanto zolfo. Ora, lo zolfo è un elemento fondamentale dei meccanismi biologici della depurazione e quindi per questo fa molto bene. Un altro elemento, un altro ortaggio importante è la cipolla, che pur avendo un po' di zolfo ha capacità antinfiammatorie e anticoagulanti, piastrinici, molto importanti, e anche in tempi di Covid, quindi, no? Inoltre è un antidolorifico anche importante. Diciamo che nella nostra cultura la cipolla si usava, adesso è un po' poco sociale, tanto, tanto meno sociale l'aglio, però se l'aglio è improponibile, almeno la cipolla, tutto sommato, è abbastanza proponibile. Una volta qualcuno la tagliava e la metteva sull'insalata. Beh, qui c'è una tabella in inglese di tutto quello che
riesce ad essere aiutato dagli omega 3, cioè dall'olio di pesce. La sua fonte più importante è il salmone, che però è sempre allevato in vasche strane, in modo strano, pieno di antibiotici, quindi mangiarlo spesso è un problema. E invece il pesce azzurro è selvatico, no? Quindi non essendo allevato non ha le porcherie dell'allevamento intensivo. E quindi qui vedete il cervello ha grandi giovamenti, il cuore in particolare, però in realtà tutte le forme di artrite reumatoide, reumatismi, tutti i dolori praticamente ne trovano grande giovamento sull'olio di pesce o il pesce azzurro o il salmone. Allora, siamo al 30° minuto e vi cedo la parola per cercare di rispondere ai vostri problemi, che chiaramente sono risposte così, insomma, un po' veloci, approssimative, però se per ognuno di noi è necessario inquadrare il problema nel suo complesso, almeno sul suo effetto immediato, che è il dolore, noi possiamo dare dei consigli con effetto immediato come risposta. Ma solo un attimo, devo fare una piccola premessa, che a norma di legge questi non sono consigli medici, ma solo di cultura generale nel tema dell'erboristeria. La legge è legge, Walter. No, noi con la legge abbiamo un cattivo rapporto, comunque sarebbe possibile. Ciao Walter. Ciao. Ti volevo chiedere, assumendo oli vegetali, tu cosa consigli, di effettuarne una rotazione, cioè di cambiare tipologia di olio in maniera da variare anche il rapporto tra gli omega 6 e gli omega 3, oppure magari se uno ha delle infiammazioni recidivanti, di assumere quelli che hanno la più alta percentuale di omega 3 e solo quelli? Dunque, un eccesso di omega 3 non dovrebbe dare facilmente problemi, no? Anche perché l'omega 3 è presente nel pesce, circa il, se non sbaglio, il 40%, nell'olio di lino è il 50%, nell'olio di canapa è il 20%. Comunque questi oli sono oli, quindi non è che non ne mangi tanto, non è come un piatto di pasta asciutta, no? Mangerai un cucchiaio. Quindi è difficile che tu vada in eccesso. Il problema potrebbe essere che gli studiosi dicono che ci deve essere un rapporto ottimale tra omega 3 e omega 6. Gli omega 6 si trovano in certi oli, omega 3 in altri. In pratica nell'olio di lino circa la metà, quasi la metà è di omega 6 e metà omega 3. E l'olio di lino comunque va bene, perché il nostro problema della nostra cultura è che abbiamo troppo omega 6. Perché noi utilizziamo oli di semi che hanno tanto omega 6, oppure olio d'oliva che ha un 60% di omega 6, se non ricordo male, mentre ha circa 10% di omega 3. Scusate, no, ho sbagliato, mi sono confuso. L'olio d'oliva ha omega 6, non ha omega 3. Allora, gli studiosi dicono: se noi utilizziamo troppo omega 6, o solo omega 6, come fa la maggior parte delle persone che non utilizza pesce come dieta,
tendiamo alle infiammazioni. Cioè l'omega 6 tende un po' a infiammare, invece l'omega 3 a disinfiammare. L'ottimale è avere un rapporto 3 a 1 tra omega 3 e 6, cioè il triplo di omega 6, cioè di olio di semi, diciamo, rispetto all'omega 3 che io ho assunto o con le perle di olio di pesce, che poi in realtà sarebbe olio di salmone, oppure con un cibo adatto che è il pesce azzurro. Diciamo che quindi, per rispondere alla domanda, non riesce ad andare in eccesso di omega 3, si potrebbe vivere di omega 3. C'è però una cosa da dire: l'omega 3 vegetale, quindi olio di lino e olio di canapa, non vengono assorbiti come stanno nel nostro corpo, perché devono essere trasformati in una forma animale dell'omega 3. Questa trasformazione ha delle perdite, come tutte le trasformazioni. E quindi quando noi utilizziamo, ad esempio, l'olio di canapa, che è il 20%, circa la metà comunque andrà un po' persa. Il problema grosso è invece che se noi siamo noi siamo vegetariani, allora il corpo crea l'enzima in quantità efficiente per trasformare l'omega 3 vegetale in animale e quindi utilizzarlo. Se però ogni tanto noi mangiamo pesce azzurro, che abbia omega 3, cioè pesce azzurro, anche il pesce spada però omega 3, anche se costa un po' di più. Se ogni tanto mangiamo pesce azzurro, allora il corpo, che è tendenzialmente pigro, da cui capiamo da dove viene la nostra pigrizia, è naturale, e lui produce poco l'enzima di trasformazione perché aspetta che arrivi l'omega 3 già fatto animale, perché ogni tanto arriva. Quindi o si è vegetariani e si può utilizzare l'omega 3 vegetale, ma se si mangia anche pesce, il vegetale non viene quasi utilizzato. Avanti un altro. Se no io vado avanti, con la relazione. Bene, allora andiamo avanti. Ecco qui, l'omega 3 continua a essere molto importante in questa relazione, perché col tempo tutte le nostre cellule si irrigidiscono nella membrana, cioè le nostre cellule sono una specie di, diciamo, così come molta approssimazione, come un uovo a occhio, no? C'è il bianco intorno, in mezzo c'è il nucleo rosso. Però la parte fondamentale della cellula in realtà è la membrana che chiude la cellula tutta. Questa membrana è quella che ha i rapporti con l'esterno. Allora, finché la membrana è giovane, è molto efficiente e riesce ad assorbire le sostanze che vengono dall'esterno e a espellere le sostanze che la cellula produce, ad esempio ormoni, o anche le tossine che derivano dalla metabolizzazione in qualche modo del cibo che lei ha digerito. Col tempo questa membrana si irrigidisce e, ad esempio, chiude le porte dell'acqua. E qui è molto importante, perché se si chiude la porta dell'acqua, già abbiamo difficoltà a trasformare i cluster di grandi gruppi di molecole di acqua in una unica molecola per farla entrare nella porta fatta per l'acqua. Se poi queste porte sono poche, perché l'irrigidimento della cellula le chiude, è ancora più difficile, no? Far entrare l'acqua. E allora la cellula diventa
si secca. E anche il nostro viso ci fa vedere cosa succede un po' in tutto il corpo, no? Il nostro viso da turgido, morbido, umido, lucido, pian pianino tutto quello che noi conosciamo. Allora, come si può tornare indietro con gli omega 3? Perché gli omega 3 nella parte EPA riescono a riammorbidire la membrana. Quindi inutile mettersi creme se non si agisce sul meccanismo di fondo del problema, rughe o pelle un po' invecchiata. Qui c'è un'altra specifica, ma insomma il concetto ve l'ho già espresso. Gli omega 3 hanno mille applicazioni, perché se in realtà lavorano su tutte le cellule, ovviamente lavorano su tutto il corpo. E quindi cancro, infarto, artrite, sclerosi multipla, tutto. Ecco, qui c'è anche una specifica, il DHA, cioè vi ho detto prima, l'omega 3 è fatto da EPA e DHA. Il DHA è fondamentale per i neuroni, che vuol dire che noi ritardiamo l'invecchiamento cerebrale, quindi la demenza, no? Con questo omega 3 nella parte DHA, ma in realtà anche la parte EPA è fondamentale, perché anche i neuroni hanno una membrana e quindi siamo da capo. Ma qui è ritornata, insomma. Allora, un'altra cosa importante è l'olio di cocco, come vi avevo accennato, perché l'olio di cocco ha due qualità fondamentali, in realtà ne ha molte. Comunque ne parlo di due. Primo, è miracoloso sull'intestino, cioè è un antinfiammatorio dell'intestino specifico, perché nell'intestino riesce a concentrarsi, è un anticandida dell'intestino, è un ricaricatore dei nostri antiossidanti esauriti, perché i nostri antiossidanti noi ne abbiamo di produzione nostra, no? Ad esempio il glutatione è il più importante. Lui fa un grande lavoro di eliminazione delle tossine, quindi demolisce le molecole delle tossiche che noi abbiamo nel corpo, perché sono un residuo di digestione, oppure mercurio, oppure cose che sono arrivate per inquinamento. Però in tutto questo lavoro tende a esaurirsi. In realtà gli antiossidanti hanno un'abbondanza, diciamo, di elettroni, e con questi elettroni fanno dei giochi di distruzione. Si esauriscono perché a un certo punto perdono i loro elettroni. Allora il corpo ha dei meccanismi per ricaricarli. Quindi non solo riprodurre di nuovo altro glutatione, sodio, eccetera, ma anche di recuperare quelli che si erano esauriti da un punto di vista chimico-elettrico. E l'olio di cocco aiuta moltissimo questa ricarica. Un altro elemento fondamentale è che l'olio di cocco viene trasformato dal fegato in una molecola che alla fine viene utilizzata da tutto il corpo, ma quello che ci interessa di più è dai neuroni, per compensare una tendenza all'Alzheimer, che può essere grave o meno grave, però a un certo punto invecchiamo, no? E quindi cominciamo a non ricordare più un nome, una via, dove ho messo le chiavi, eccetera. Se questo avviene a 80 anni va bene, se avviene a 65 è un peccato, perché ormai a 65 siamo ancora giovani, quindi noi dobbiamo vivere. Allora, praticamente i problemi dei neuroni, che vuol dire Alzheimer, vuol dire Parkinson, sono anche dovuti
ad una forma di diabete dei neuroni. Cioè loro, tutti i cellule del corpo utilizzano glucosio come fonte di energia, però la tendenza del corpo è in età avanzata è avere una forma di diabete 2. Questo è abbastanza normale. Questo diabete 2 cosa vuol dire? Che il glucosio non riesce a passare la membrana. Quindi torniamo alla membrana. Al di là del fatto che ci sono anche altri motivi per cui il glucosio fa fatica a entrare, e quindi se il cervello non ha energia si addormenta, uno dei motivi è che noi possiamo utilizzare questo derivato naturale dell'olio di cocco, trasformato dal fegato in queste molecole particolari, come fonte alternativa di energia per i neuroni. Perché in realtà i mitocondri, che sarebbero la centralina energetica di tutte le cellule, possono funzionare bruciando glucosio e ossigeno, oppure acidi grassi e ossigeno. Anche se c'è una prevalenza dell'uso dei carboidrati, perché c'è del glucosio che deriva dai carboidrati, perché ovviamente noi mangiamo più pasta, riso e cereali, insomma, che olio. La possibilità c'è. E quindi, in definitiva, l'olio di cocco diventa un cibo preferito dai neuroni che sostituisce il glucosio che fa fatica a entrare perché c'è una forma di diabete. Il bello è che questo si vede subito, cioè 2 o 3 giorni, no? Con 2 cucchiai al giorno. Questa è la dose, diciamo, terapeutica normale, si può anche aumentarla, ovviamente, ma diciamo che 2 cucchiai al giorno già dà un ottimo risultato, sia sull'intestino come antinfiammatorio, sia sulle forme di invecchiamento neuronale. Qualcuno vuol chiedere qualcosa? Senza dire che lui è il problema dell'invecchiamento neuronale, eh? Si parla sempre di qualcuno che conosciamo, qualche amico, qualche parente. Un po' di gente c'è, anche se non parla. Andiamo un po' avanti. Ciao Walter, Sì? sono Sofia, molto interessante quello che stai dicendo, ma posso chiederti una cosa, non dei neuroni, ma qualcosa che disinfiammi l'organismo, perché io praticamente ultimamente sto soffrendo di dermatite, mai sofferta in 57 anni. Sono andata a fare la visita e mi ha dato cortisone, ma il cortisone me l'ha fatta togliere, però poi mi è ritornata. Cosa mi puoi consigliare? Scusami. Dunque, come antinfiammatorio veloce, potrei consigliarti di usare il citrato, perché tutte le malattie passano per una fase infiammatoria. Questa fase viene permessa, se non addirittura stimolata, dal fatto che il sangue non è più neutro come dovrebbe essere, ma un po' acido. Quindi, prima cosa è, oddio, ho fatto qualcosa, no. La prima cosa è riportare il sangue ad una posizione, aiutare il sangue a restare neutro, fornendo questo basicizzante che è questo citrato. Basicizzare è il contrario di acidificare. Questo come base. Dopodiché bisogna anche vedere se tu tendi alle allergie. Mai Quindi, sofferto di allergie fino adesso? no, però se tu sei un tipo iperattivo, ad esempio, magra, scattante, nervosa, un po' più con. Io praticamente sono ansiosa, agitata, anche nevrotica ogni tanto, dipende dai momenti. Questa caratteristica, che è anche la mia, insomma, quindi la conosco bene, poi non occorre essere estremi,
diciamo che o si tende da una parte o si tende dall'altra, no? Poi magari col tempo ci si equilibra, ovviamente. Però insomma la tendenza c'è. Uno dei problemi degli iper è che tendono anche ad avere un'iperattività del sistema immunitario, quindi allergie. Finché si è giovani abbastanza, comunque c'è una compensazione per cui il corpo riesce a tacitare un po' queste problematiche, a un certo punto vuoi perché il corpo non funziona più bene come compensatore, vuoi perché ci inquinano più di prima, e il corpo non ce la fa più, va in squilibrio e si manifesta tutto quello per cui è predisposto, come in questi casi. Io ad esempio non ho vere allergie, però sono di categoria allergica. E quindi bisogna vedere cosa si può fare. Diciamo che la pelle è collegata molto al fegato e all'intestino. Se noi disinfiammiamo l'intestino con l'olio di cocco, sì, già abbiamo un grande risultato. Dopodiché bisognerebbe, adesso noi stiamo parlando così di teorie, in realtà ogni persona va analizzata nel suo complesso, no? Quindi vederci, e io in mezz'oretta riesco a capire qualcosa, però devo anche vedere come sei, che pelle hai, come sono un po'. I segni del viso dicono tanto sul resto del corpo, no? Intanto, come consiglio di base, citrato e olio di cocco vanno comunque fatti e danno comunque dei grandi risultati. Poi si potrebbe correggere un po' la tua diatesi, cioè la tua categoria, con del manganese cobalto, per esempio. Però adesso, per farla semplice, perché adesso così mi devo fidare di quello che mi dici, olio di cocco, 2 cucchiai al giorno, li puoi mettere sul pane, quella marmellata la mattina, io faccio così, oppure puoi mettere anche nel sugo, no? Ci metti, invece di mettere un po' di olio in più, ci metti, c'è un po' di olio d'oliva, ci metti un po' di olio di cocco, come una volta si metteva il burro sul piatto proprio del ragù, no? Poi questa cosa si è persa, a me non è mai piaciuto perché non mi piace il burro, comunque si faceva. E questo olio di cocco lo puoi anche cucinare, non ha nessun sapore, solo quando lo cucini ha un po' d'odore strano, però poi nel piatto tu non te ne accorgi. Quindi la cosa più semplice è sul pane col miele oppure con la marmellata, e poi vedremo la differenza. Potresti comunque prendere della nigella, sono olio di nigella che è specifico, un antiallergico, cioè è un riequilibrante del, è un antinfiammatorio potente in generale, però è soprattutto un riequilibrante delle disfunzioni immunitarie, che vuol dire allergie e malattie autoimmuni, è molto potente, e con queste due cose, cioè tre cose, tu comunque starai meglio in 3 giorni. Dopodiché dovremo guardarci e fare il miracolo completo, ma intanto è già tanto. Eh beh, certo, sì. Allora scusa, olio di cocco, me lo olio di cocco, perché... dunque tu sì? Trovi l'olio di cocco nei negozi bio, trovi sicuramente. Sì. Esiste l'olio deodorato, che non ha nessun sapore, e l'olio non deodorato, a volte scrivono vergine, che ha il sapore del cocco, chiaramente nel ragù non lo puoi mettere, però l'altro sì. Poi magari sul pane col miele va bene anche quello che ha sapore di cocco, ma insomma vedi tu. Sì. Non costa molto, se lo consideriamo un integratore non costa niente, anzi, perché gli integratori costano. Citrato, tu hai una polvere bianca, te lo metti in un bicchiere, invece aggiungi l'acqua, lasci un momento che finisca il frizzante. C'è la dose nella scatola, ho capito, sì, grazie. E poi te lo bevi, possibilmente a stomaco vuoto,
E così anche Grazie. stamattina prendi due perle di Nigella la mattina e una prima di colazione e una prima di cena. Perle, questa è un olio. Nigella, Nigella si chiama. Nigella, perché ogni tanto va via la voce, scusami. Ok, Nigella. Miglioreremo anche questo. Abbiamo già fatto dei progressi, pian pianino diventeremo perfetti. Sei stato gentilissimo, grazie di cuore. Prego, prego, poi fammi sapere. Va bene, ti ringrazio molto. Chiudo qua il microfono, grazie mille. Grazie Ciao, ciao. Walter, una domanda. a te. Sì. Questi consigli possono andare bene anche per una pelle sensibile, quindi ai rash frequenti? Cioè delle irritazioni. Sì, ma anche semplicemente passando così, anche lavandosi, pelle super sensibile proprio. Cioè come terminazioni nervose? Sì, basta, cioè una pelle tanto sensibile che diventa subito rossa e il famoso segno, no? Che tu passi, non so, col dito per esempio sul braccio. Ecco, rimane molto profondo. I medici lo chiamano rash, quindi questi consigli possono andare bene anche per una pelle così sensibile. Sì, sensibile vuol dire infiammata. Ecco. Questo è. Quindi anche la stessa cosa va bene per te. Uguale, uguale. Anche se tu magari non tendi alle allergie, comunque la nigella è un potente antinfiammatorio. Ed è molto veloce, ma su malattie, anche su. Abbiamo visto diversi casi di Hashimoto, che è una malattia autoimmune della tiroide. E non sono idee strane, ci sono gli studi su questo. Poi chiaramente sul piccolo non li faranno mai vedere. Anzi, una volta ci scrivevo quello che volevo. Però evidentemente mi consideravano una nicchia che vedeva solo qualche fanatico che non disturbava il grande mercato, no? Il grande mercato dominato dai grandi produttori di farmaci. Però pensa che Maometto diceva, ottavo secolo, cos'è, primo, sesto secolo, diceva la nigella cura tutto meno la morte. Per darti un'idea, Vero. la nigella ha una enorme varietà di applicazioni, ma perché in realtà va a fondo sui meccanismi di base delle malattie. Perfetto, grazie. Prego. Avete ancora 3 minuti. Scioccati o delusi? Comunque, insomma, noi abbiamo una continua aggiornamento. No, io collaboro con 70 erboristi, quindi c'è uno scambio continuo di esperienze, di informazioni, e questo ci permette di crescere a una velocità enorme. E ormai anche i medici, molti medici che non riescono più ad avere risultati con i loro farmaci, che hanno capito che non si possono usare sempre perché sono molto, molto aggressivi, stanno cercando delle alternative. E la fitoterapia, è sempre stata lì, cioè non se n'è mai andata, è stata solo un po' snobbata, per un periodo, però adesso sta tornando l'interesse perché appunto non dà grandi problemi, è difficile che sia tossica, molto molto difficile, mentre i farmaci è molto molto facile che siano tossici prima di usarli. Non dico che non si debba usare un antibiotico per una polmonite, ecco, però
in tanti altri casi si può passare prima per qualcosa di più riequilibrante del corpo invece di cortisone o qualcosa che è molto più sostitutivo e quindi aggressivo del corpo, che alla fine non risolve i problemi che alla fine ritornano, no? Allora ci vediamo lunedì prossimo. Se volete potete anche scriverci, allora voi scrivete a info@alistar.it, ci date una domanda, un argomento e noi lo sviluppiamo o comunque rispondiamo a questa domanda. Buona serata a tutti. Sì, sì, sì.